Ciao a tutte ragazze, oggi recensiamo un altro prodottino acquistato da Lidl, questo prodotto di Sian Ocean Care, è una cleansing foam, ovvero una schiuma per lavare il viso, con alghe rosse. Praticamente è prodotto da Cosmolux, sono 150 ml di prodotto e si presenta come una normalissima spuma per lavare il viso, schiuma. Praticamente lo agitate e da questo foam esce il prodotto, la schiumetta, vedete? È una schiuma bella profumata, leggermente, ma proprio leggermente azzurrina, ma proprio si vede poco. Infatti l'ultimo posto dell'inci c'è cioè il C42090, che è un colorante blu, è molto pannosa, puff puff puff, non si smonta, è bella morbida. E una volta che la massaggiate diventa una bellissima cremina, vedete, non si smonta, non diventa olorosa, ma non sparisce neanche, è molto molto confortevole, ha un profumo buonissimo, uguale a quello della mousse occhi. Ai primi posti dell'inci troviamo l'acqua, me li sono scritta qui sotto nel mio libretto degli appunti, perché vedete l'inci è questo qua, piccolino, scritto qua sotto. Quindi vi metto qui il prodottino così lo vedete. Io lasciatemi un secondo che mi lavo le mani. Comunque, una volta che è spalmata bene, adesso lo utilizzo per lavarmi le mani, approfitto, vedete, sparisce. Mi lavo le mani e torno da voi. Stavo sentendo che il profumino persiste e la pelle è veramente sgrassata, eh? Con questo vi fate, portate via un bel po' di grassi dalla vostra pelle. Allora, acqua, glicerina, cocco glucoside, che è un tensativo non ionico, è una tra le basi dei tensativi meno aggressivi che ci sono in commercio, è adatto anche per pelli delicate ed è autorizzato in organico, è ammesso in organico. Poi c'è il butane e il propane, che sono due dei gas repellenti, uno è un refrigerante, l'autogas repellente, ma entrambi sono gas repellenti che per nostra fortuna sono a basso impatto ambientale. Poi c'è la cocomidopropilbutaina, betaine, solitamente è come posso dire, è sempre un tensiattivo, però va a ammorbidire, passatemi il termine, gli altri tensiattivi che si trovano all'interno della formula. È un tensiattivo, diciamo che viene utilizzato in particolare lo si trova all'interno delle formula e dei vari inci. L'abbiamo trovato per ammorbidire tipo l'SLS e lo SLS anche. Comunque è autorizzato in agricoltura biologica e io lo trovo spesso anche come tensiattivo secondario all'interno soprattutto di shampoo e balsami. Poi c'è il sodium C14-16 o le fin sulfonate. Un po' più lungo il nome, no? È un tensiattivo che viene utilizzato solitamente in questi tipi di preparati perché supporta la schiuma, cioè fa molta schiuma. Può essere causa di irritazione, però sicuramente è più delicato del laurilsolfato di sodio e poi anche biodegradabile. Poi c'è il pantenolo. Il sodium benzoate, vabbè, andiamo con i conservanti, l'acido citrico che qui viene utilizzato come correttore del pH, il sodium cloride, ne abbiamo già parlato, niente di pericoloso, il profumo, il sodio ialuronate, quindi il sale sodico dell'acido ialuronico, e quindi molecolone molto grosse che quindi dà una idratazione di superficie, aiuta a trattenere l'acqua. Poi c'è l'idrolizzato di l'algin, hydrolyzed algin, praticamente deriva dall'alga kelp, mi sono scritta il nome dell'alga se qualcuno di voi interessa perché magari vuole andare a dare un'occhiata, perché alcune alghe possono essere pericolose per la tiroide. Io questo tipo di alga non ve lo so dire,
quindi andate a fare le vostre ricerche magari su Google, chiedete al medico di base se avete delle patologie particolari, quindi è ricca di vitamina A, è anche un disintossicante, è in grado anche di penetrare la pelle e eliminare le tossine, e però allo stesso tempo protegge le membrane della nostra pelle dai radicali liberi, quindi è un vero e proprio, sì, oltre che disintossicante, anche antiradicali liberi, ecco. Poi il fenacetanone, abbiamo parlato e riparlato, poi il sodio, un carraginan, le carraginine sono alghe rosse marine, appunto, qua qui anche il senso del prodottino, appunto qua, così ve lo faccio vedere, che è ricco di minerali, vitamine, antiossidanti. Poi mi sono segnata una cosa, perché il contenuto di carboidrati nella carraginina attira l'umidità e quindi la rende più disponibile per la pelle. Questa è una cosa che volevo dirvi. Comunque, io credo che questo sodio in carraginina all'interno della formula, di là queste proprietà che può avere questo ingrediente, io credo che sia usato qui più come emulsionante e per stabilizzare la formula. Poi c'è, vabbè, sale marino e il colorante blu. Quindi è un inci anche relativamente corto. E che cosa vivi di questa mousse? Io non uso mousse per il viso e quindi non l'ho provata sul viso, l'ho provata solo adesso. Lascia una pelle morbida, profumata, lo sento anche abbastanza sgrassante. Attenzione per l'ingrediente che vi dicevo che può causare irritazione, che è il sodio in C14-16 o l'insulfonate, quindi attenzione. E, sì, che naturalmente, come vi dicevo, è più leggero, è meno aggressivo dell'aurisolfate di sodio, però insomma può causare irritazioni. Poi altre cose riguardando l'inci, sì, è un tensativo che non è molto aggressivo, è adatto anche per le pelli sensibili, non so se prima ve l'avevo detto, è creato da zucchero e cocco, il cocco glucosinate, quindi non è male. Credo che sia anche al terzo posto dell'inci questo tensativo di cocco fresh di Hello Body, che per caso mi interessa. E così una chicca, che guardando i vari inci mi ricordo di questa cosa qua, mi sembra fosse al terzo posto. Quindi ragazze, qui nella confezione c'è scritto che è una schiuma detergente, applicare prima, agitare prima dell'uso, applicare quotidianamente al mattino e alla sera sulla pelle del viso dopo averla inumidita e massaggiare delicatamente, quindi risciacquare con acqua tiepida. Allora, io adesso vi ho dato tutte le informazioni per sapere che cosa c'è qui e qui dentro, e se lo volete utilizzare o no, comprare o no, avete tutti, diciamo, le informazioni per decidere benissimo da sole se è un prodotto che vale la pena comprare o no. Io non lo comprerei, ma non perché sia questo peggio di un altro, ma per il semplice fatto che lo trovo molto sgrassante e credo che per mantenere una bella pelle, non avere infiammazioni e fare una detersione corretta, serva un prodotto con degli estratti particolari molto più affini, ingredienti più affini alla pelle, che rispettino la barriera, soprattutto la nostra barriera di grassi, che se mi seguite da tanto sapete quanto sono importanti. E niente, questo è tutto, costa pochi euro, l'ho comprato da Lidl, e fatemi sapere voi come vi siete trovate. Per il momento ho recensito, se vi interessa, su questo canale anche l'Aimus, cioè il contorno occhi, e il Fluid 24 ore, che sarebbe il fluido booster all'acido ialuronico e altri strettini vari. Questa io la terrò per lavarmi o per farci giocare Angelica sotto la doccia, dato che è anche un pe' piccolino, così intanto che io la lavo lei sta buona, giocherella un po', e l'ho preso più che altro tempo fa per farvi il video. E niente, non ho tante più altre cose da fare. Comunque il video della contorno occhi e del siero, se vi va di vederlo, basta che andate nella home page del mio canale e cercate la playlist in prodotti beauty Lidl, e lì trovate la recensione di questi prodotti, ma anche di tanti altri prodottini, se vi interessa andarla a vedere, tipo quelli della linea Vitamin Glow, di cui ho visto che i video vi sono piaciuti molto. Vi ringrazio per le visualizzazioni, i like e i commenti che avete lasciato. E niente, se vi va, andate a curiosare anche la playlist Inci, non solo quelli dei prodotti di Lidl, ma l'Inci in generale, dove trovate tanti video interessanti su tanti principi attivi. Vi volevo dire velocemente la programmazione dei prossimi giorni, dato
ecco qui con me, io l'ho preso apposta la programmazione, il quadernino con i miei appunti. Aspettate un attimo che lo trovo, eccolo qua. Ci sarà, no, non è vero, eccolo qui. Ci sarà, vabbè, ho questo, se non succedono inconvenienti dovreste vederlo il 16 di settembre, poi il 19, il 18, giù di lì, insomma un giorno sì, un giorno no, vedrete il video determinati baby, quello su un ingrediente analizzato all'interno di un singolo video sulla bava di lumaca, uno sull'olio di cocco e la doppia detersione, pecciocchi di... non mi ricordo che pecciocchi erano perché ne sto provando vari, un video sui PEG e uno sulla spirulina. Nei prossimi video di ottobre, perché con questa programmazione io già arrivo montantemente alla fine di settembre, fatemi vedere, fatemi sapere quali sono i video che vorreste vedere a ottobre, scusate. Io mi sono segnata tra quelli, tra i principi attivi, insomma, che vorrei farvi vedere, varie cose, e poi ci sarà infilato qui e là, se riesco a trovare un buco, anche un video spettacchettamento dell'ultimo ordine che ho fatto di Bisoul e di Shopping Baby, poi come di pecciocchi che ho preso da Amazon, poi come principi attivi volevo parlarvi del ginseng, gelacido glicolito, l'acido mandelico, l'acido azelaico, del carber, parameni, aloe vero, argan, coenzima Q10, peptidi, oli essenziali. Questo più avanti, quando avrò letto i due libri e finito il mio corso, filtri solari, burro di, ormai questi filtri solari, vabbè, burro di karité, la niacinamide che sarebbe la vitamina B3 e PP, pantenolo, urea e vitamina E. Fatemi sapere che cosa, sì, Dudu, fatemi sapere che cosa vi interesserebbe vedere prima di dell'altro. Io vi saluto, vi do, sì, gli faccio vedere Dudu, ecco Dudu. E praticamente vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine, se mi avete seguito fino qui, vi saluta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video, e lasciate un like e commentate qui sotto, condividete se vi va, mi trovate su Instagram nel mondo dell'Isa76. Comunque se volete comunicare con me in privato, oltre che in direct su Instagram, mi potete cercare, anche trovare sull'email scritta nel box informazioni, anzi andate sempre a leggere il box perché ci sono delle cosine sempre interessanti, delle chicchine in più, soprattutto nei video dei principi attivi, e c'è anche uno sconto qua sotto di Yes Styles e un ulteriore sconto se volete comprare qualcosa da questo sito. Naturalmente dovete entrare dal link che vi lascio qua sotto, che è un link affiliato. Io vi mando un bacio, cioè affiliato, no? È un link, sì, entrando lì e mettendo il codice che vi do potete risparmiare il 5%, mi sembra il 5, il 10, non mi ricordo, comunque c'è scritto tutto qua sotto. Io vi mando un bacio, ciao a tutti!